Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Ansors. Allora ragazzi, qui dove ci siamo fermati l'ultima volta, oggi sto portando Ansors perché ho visto che è piaciuto in molti e anche ho avuto problemi con Ark, quindi Ark ve lo porterò la prossima settimana, mercoledì, state tranquilli. Allora, ci avevamo fermati col crafting della Launcher Evoluzione anche. Vediamo se c'è qualche neurone nuovo. Allora c'è questo neurone nuovo che sblocchiamo. Memoria, il raggio di localizzazione delle risorse non commestibili è aumentata. Ok. E basta. Ok, va bene. Allora ragazzi, io direi oggi volevo scoprire nuove zone, tra cui questa qui che non abbiamo mai scoperto, qualche oggetto nuovo tipo lì, qualcos'altro quassù, no? È tutto un po' di cose ancora non dando scoperte. Allora iniziamo con quell'affare lassù, che sembra ma è un alveare. Oh, ma è un alveare. Ok, buono. Quindi qua abbiamo anche una fonte di miele in cui potremmo estrarlo. Non so con cosa, con dei bastoncini piccoli, e ne abbiamo bastoni grandi. Io avevo provato a fare una cosa. Perché non proviamo a craftare qualcosa con la paglia? Ho trovato... Ah, ecco, i bastoncini piccoli, con qua si faceva. Posso provare ad estrarre il miele? Andiamo a provare. Abbiamo trovato lo stereo di Stangeria Eripus. Ok, vediamo, c'è estrai. Abbiamo estratto? Sì. Ok, ora analizziamolo. Dai, ci c'è miele, mica è veleno. Ok, ho bisogno anche d'acqua mentre. Allora, miele. Mangiamo. Ok, mi ha dato la protezione ai morsi serpenti. Ok, molto buono. Allora, assetto il ciccio, quindi beviamo. E direi anche di esplorare un po' la zona circostante, craftarci anche nuove cose. Allora, io direi di provare a craftare qualcosa con l'ossidiana, con l'eroe granito e col basalto, l'ultima tre pietre che abbiamo trovato. Secondo me c'è qualche crafting, perché ho notato che se è possibile fare un crafting ti spunta tipo quella cosa luminosa che dice che è possibile, ve lo faccio vedere. Ok, abbiamo bevuto tipo con la roccia di granito. Due rocce. Vediamo. Sì, questa qui. Che si illumina, ok. Proviamo. Un'espressione a questa scimmia non so come. Abbiamo trovato. Cosa abbiamo fatto? Sembra metà roccia. Cos'è? Una mola di granito. Ok, lasciamola lì. Non so se potrebbe servire. Poi proviamo con l'ostidiana. Vediamo. Sì, dice che si può fare qualcosa. Si è rotta. Oh, mannaggia. Proviamo. Dobbiamo essere veloci. Appena... Ok. Ok. Io ho trovato di nuovo metà roccia, un'altra mola. Abbiamo trovato raschiatoio di ossidiana. Ok. Allora, guardate qui che ho scoperto. Allora, se puntate un ramo secco, no, così, aspetta. Se guardate soltanto il ramo secco così, mirate, va,
sempre risponde crafting. Il primo è un punto interrogativo, il secondo invece è il bastone, quello che posso craftare, se il bastone lo lancio. Il primo è in alto, ancora un crafting che devo scoprire col bastone. Che ho provato in tutti i modi a scoprirlo, ma no, secondo me andando più avanti lo scopriremo. Allora, qua c'è le pietre sollevabili, il basalto. Se mi sbagliamo qui il basalto, giusto? Sì. Poi il basalto è anche molto fragile, quindi bisogna stare attenti. Ok. No, mi si è rotto, lo sapevo, è molto fragile il basalto. Con il basalto chissà che si può fare. Oggi volevo andare anche un bel po' in esplorazione, ragazzi, niente, mi si è rotto di nuovo. Volevo provare a fare questi nuovi crafting. Ah niente, si è rotto, lasciamo stare. Volevo provare questi nuovi crafting per vedere se usciva qualche nuova arma, niente. Allora, direi sono le 12, c'erano le pietre sollevabili. Prendiamo la nostra lancia, vediamo se si può andare a sollevare queste pietre. Io direi di sì. Proviamo. Solleva. Ok, abbiamo trovato dei funghi. La certo che vi mangiate i funghi, no, non è stata un'ottima idea. Lasciamolo stare. Allora, qua c'è un'altra, però mi fa sollevare. Ok, ora sì. Ho trovato. Cos'è? Ma cos'è? È un minerale. No, vero, pietre preziose. Allora, mi sono dimenticato di dirvi che in questo gioco si collezionano le pietre preziose. Perché ci sono varie missioni. Ho trovato pietra preziosa sfalerite. Ok. Allora possiamo la lancia. E direi di vedere se avevo qualche neurone nuovo. Sì, un bel neurone nuovo. Percezione spaziale. Ok, controlliamo. Percezione spaziale, raggio di localizzazione delle risorse non commestibile aumentata. Oh, finalmente. Allora, una missione principale è ricostruire un giaciglio. Siccome i giacigli sono di paglia, non ho detto guardate qui. Se metto tipo, facciamo una a caso qua. Se metto la paglia qui, tipo se lo voglio costruire, lo vorrei costruire qua. Sentiamo la paglia qui. Prendiamo altra paglia. Se me la fa prendere. Paglia. Ok, non risponde più. Guardate che mi dice. C'è. Aggiungo il mucchio. Quindi credo che col mucchio si possa costruire qualcosa, tipo mucchiando le cose. Proviamo. Speriamo. Se no non so proprio come. C'è inizio costruzione, lo può essere. Qui la costruisci, allora. Costruisci, costruisci. Ok. Costruisci un giaciglio. Buonissimo. Nuova missione. Proviamo una coppia. Va bene. Con chi però? Non c'è nessuno. Se ne sono andati tutti. Ah no. Salve. Lei chi è? Lei è un maschio. Salve, la una femmina, per oggi due figli. Quindi questo è il mio nipote, che sono suo parente. Anni, c'è un nipotino, sempre il mio figlio. Vabbè, la verità fa male, lo so. Allora, è una femmina single, ok. Ah, così si creano i legami. Vabbè, adesso fanno una coppia. Quindi ok, coppia formata. Identifica la base cascata nascosta. Lo so, dobbiamo andare in viaggio anche. Allora, ci sono tanti rombi. Uno dei rombi più vicini è qua. Identifichiamo. Trovate la base della cascata nascosta. Ma quella che c'è la missione. Sì, la base della cascata nascosta.
Ok, è una zona molto bella. Moltissimo, moltissimo. Ok, così finisce il video. Oh, ma sopra c'è un'altra zona, dobbiamo andare a controllare. Ok, è finito, ritorniamo al gioco. Che succede? Ehi, un meteorite! Dov'è? Ma sei andato a scendere qua al lato? Ciccio, vai, andiamo a controllare. Ecco il fumo. Aspetta, se il ciccio è lì allora significa che la base è qui vicino. Allora possiamo andare a controllare? Eh sì, per andare a citare. Ok, tipo lì. Non è tanto lontano, è tipo... Aspetta, ma dove siamo? Ah, siamo sopra la base. Lì quindi c'è il fumo. Sì, analizza meteorite. Ok. Ora in viaggio proviamo ad andare da quel meteorite, allora. Allora, torniamo alla base. No, niente, mi sono rotto un osso pure io, scemo. Allora, aspetta, ma c'ho le piante, queste qua, che mi dovrebbero curare la frattura delle ossa, giusto? Oh, erro. Sì, curano la frattura delle ossa, aspetta che le mangio. Me ne manca una per... Allora proprio siete cattivi dentro. Ok. Poi avermi curato, ok. Allora andiamo di nuovo a evolverci. Niente, niente evoluzioni, no. Allora sono già le 4 del pomeriggio. Anzi le 5 del pomeriggio quindi al gioco, quindi direi di per questo giorno restare qui alla base. Mentre vi c'è una palma saltando dall'alto, non è che su questa palma c'è qualche noce di cocco? Cos'è? È mango o noce di cocco? Non capisco. Dovrebbe essere noce di cocco perché mi sembra della forma noce di cocco. E infatti è cocco. Ok, si può in qualche modo modificare? Sì, facendo così si dovrebbe levare la buccia. Sì, dentro c'è la noce di cocco. Ok, analizziamola. Ok, ci c'è una noce di cocco. Allora abbiamo questo coso qui. Ah, l'abbiamo aperto, ok, buonissimo. Vediamo quindi cosa ci possiamo mangiare. Vabbè, conserviamone per il prossimo giorno. Nuovo cibo scoperto. Noce di cocco aperta, va bene. Allora io, come ho detto, mi sono divertito ad analizzare un po' di tutto. Tipo, aspetta. A cocco sembra rosso. Cocco, e mi quanto cocco. Ok, proviamo a usare un po' i sensi che di solito siamo solo la cosa per analizzare. Allora qua abbiamo i funghi, una scimmia, va bene. Non c'è più niente, giusto? No. No, io allora direi di andare verso casa. Allora sembra niente, stiamo accumulando troppa energia, ma niente, niente di niente. Allora qua ragazzi, allora faccio vedere, ne abbiamo completato solo il 3% del gioco. Qua sono tutte missioni nascoste e non nascoste. Per esempio, l'esploratore della giungla. Noi abbiamo esplorato l'oasi e la cascata nascosta. Devo esplorare altri 5 luoghi per finire questa missione. E dopo che è finita questa missione ci dobbiamo dare dei punti per andare più avanti negli anni. Anche così, senza,
solo con una cosa ci dà dei punti. Poi abbiamo un'altra missione che è di trovare tutti le pietre preziose, dalla prima all'ultima, ce ne mancano 4. Dovrebbero essere, non lo so. Così stavo cercando di sparare, ma non lo so. Va bene, direi di tornare qua e dormire fino al prossimo giorno. Ok, dovrebbero andare tutti a dormire. Vedemi se ricarica stamina. Che qua c'è, che boh. Qua tipo c'è una parte di giungla, ora una scimmia. E qua noi seduti sembra. Ok, sono belle 5. Abbiamo qua a posto cibo, allora avevamo una noce di cocco, quindi prendiamo, mangiamoci una noce di cocco, prendiamo, facciamoci anche un'altra lancia o una basterà, ma sicuramente una basterà. Se off camera preparo un po' di lance, perché se dobbiamo andare in viaggio. Ok. Allora, noi abbiamo ucciso solo un serpente verde nello scorso episodio, anche io vorrei uccidere un altro po' di animali, e che è anche una missione, cioè uccidere tutti gli animali del gioco. Se so bene, alcuni animali non sono tutti, cioè dei rinoceronti, gli elefanti e altre cose eccetera eccetera, quindi piano piano andremo a tutte le parti. Ok, siamo arrivati. Il meteorite si deve trovare verso là, mentre c'è anche un rombo, qua c'è una zona nuova, quindi ci andiamo. Perché pian piano si passa da un bioma all'altro, prima di passare un bioma si deve finire tutta la missione in quel bioma. Dico, ci puoi passare anche senza combattere. Cosa c'è? Cos'è? C'è un animale? Ti morisci? Aspetta, che cosa? Ah, il serpentello. Mamba verde orientale. Già l'abbiamo scoperto, non sapevo che ce l'ho fatta riscoprire. Ah, indimorito la mamba verde orientale. Missione completata. Tra i prossimi episodi io anche mi volevo evolvere di 1 milione di anni. Questo gioco, vi dico, sarà molto lungo da fare. Quindi sarà una bella serie. Pian piano ne usciranno anche molti. Io già sto preparando una nuova serie, ma non vi spoilerò niente. Ok. Dovremmo essere arrivati alla cascata. Ok, questo punto nuovo è. Come si chiama? La cascata della scogliera. Ok. Allora, il fumo dov'è? Ah, aspetta, lì davanti. Oh, ma aspetta. Siamo presi dalla paura. Ok, allora. Ho letto che dobbiamo analizzare un po' di cose. Come vedete, il pallino in basso a sinistra si sta pian piano riempiendo. Servirebbe un altro pallino. Ok. Un altro pallino, un altro quadratino. Aspetta, con l'odore. Ok, mi manca l'ultimo. Aspetta, dove ci dobbiamo dirigere? Verso di là? Aspettate. C'era una sfera bianca. Non è che ci dobbiamo dirigere verso la sfera bianca? Può essere. Eccola. Dirigiamoci. Supera la paura. Ho superato la paura. Ok. Meno male, allora lì abbiamo una zona nuova con il meteorite. E qui abbiamo un'altra zona nuova. Sì, qua. Allora scopriamola, quando siamo qui. Abbiamo trovato.
la piccola palude. Ok, molto buona. Allora, se quella è piccola, questa qua è andata palude, dovrebbe essere la grande, la media. C'è qualche animale. Vabbè, c'è qualche animale, ma non mi sta attaccando nessuno. Cos'è? Oh, ho ucciso un cinghiale così. Ah, l'ho sciottato. Mamma mia. Si mi andò di gasare così tanto, povero cinghiale. Vabbè, lasciamolo stare lì. Stava analizzando. Cosa stiamo analizzando? Meteorite. Ho ucciso metri di ocero. Ok. Non ci analizza. E infatti, che dobbiamo analizzarlo. Come il serpente. Ok, analizziamolo. Ci hanno dato un sacco di punti esperienza. Neuronale esperienza. E niente. Schiviamo. Scusaci tigre, ho dimenticato il meteorite. Un attimo. Signora, si può fare i cavoli suoi. Trofeo guadagnato, mancato. Ci credo che manca. Ho preso il meteorite pure. Signore, vuole meteorite? Se lo può riprendere, dai, glielo butto in testa. Macaroido. Macaroido dorato. Ah, quindi ci sono pure vari colori. Se è dorato va benissimo. Le scatole attacco del macaroido dorato almeno due volte. Ok, nuovo strumento meteorite. Ma cosa? Non è uno strumento. Lasciamolo stare, vabbè. Allora, un obiettivo. Fai amicizia con sconosciuto. Ok, ma non è quello che abbiamo. Può essere che è quello che abbiamo trovato vicino a casa? Tipo, di cosa non era uno, non so che non avevano sconosciuto. Possiamo andare a riprovare, a vedere. Stiamo sbloccando un sacco di neuroni. Nel frattempo direi di andare. Perché metti pausa, no? Ok, onnivoro. Ah, in crescita, non è maturato ancora. Abbiamo una nuova zona che si chiama questo è il cugino che si sta venendo a vendicare. Ah, ecco perché c'era una somiglianza. Allora, saliamo subitissimo. Ok. Dov'è casa? Qui vicino lì c'è anche un coso misterioso. Vabbè, vediamo nel prossimo episodio, andare a esplorare. Per oggi basta perché dobbiamo fare le missioni. Allora, lì c'è casa, ok, dobbiamo salire questa montagnetta. Stiamo facendo crescere un sacco di neuroni, metabolismo, onnivoro, agilità, un sacco di cose. Gli sta buggando il gioco. Boh. Ok, ho la stamina un po' scarica, dobbiamo cadere. Ok, ricarica. Ok. Torniamo subito a casuccia e vediamo di potenziarci e fare amicizia con uno sconosciuto. Allora, il problema com'è che si fa amicizia formando come una coppia, facendo diventare amici, non lo so. Potrebbe essere un'opzione. Torniamo a casa. Sbaglio, prima qui c'era uno sconosciuto. No, no, per capire. Aspetta. Può essere che quello lì? Io... Allora, vediamo.
Cosa c'è qua? No, aspetta. Era qui? Aspetta, Enderclan non può essere il sconosciuto. Non credo. Ma se se n'è andato? Ah. Vabbè. E dovremmo... Aspetta, lì su, Guardate, c'è una persona. Vabbè, vedremo di andarci al prossimo episodio, dai. Oggi potenziamoci. Allora, vediamo se abbiamo sbloccato neuroni. Neuroni, assorbimento al cibo, si ottiene più energia ogni porzione di cibo, che è buono. Aspetta, salta, perché... Abbiamo sbloccato lo sviluppo neuroni. Questo qua l'abbiamo. Ortostatismo contestuale, non so cos'è, facciamolo subito. Abilità di misura più o meno di distanze con l'intelligenza è stata acquisita, bene. Abilità grosso motoria, cos'è? Abilità grosso motoria, probabilità di usare correttamente lo strumento sono montate. Poi abbiamo l'ultima, cos'è? Reazione acuta da stress. Le reazioni di fuga contro il tacco sono più rapide. Ok. Ho sbloccato anche un altro neurone. Controllo della presa. A due neuroni si collegano ora. La probabilità di lasciare far cadere l'oggetto in uno schifo sono minime. Ok. Quindi abbiamo finito di potenziarci, va bene. Vabbè ragazzi, allora direi che per questo episodio è tutto. Nel prossimo vedremo di fare un altro po' di missioni come fare il tizio sconosciuto. Andrò a scoprire nuovi oggetti, a fare un sacco di nuove cose. Se vi fosse piaciuto il video iscrivetevi, lasciate un bel like. E condividete il video con i vostri amici. Vi saluto, ciao ciao!